a un certo punto bisognava ricominciare ad allenarsi, lei aveva proprio paura di risentire il problema, e invece per fortuna non è più così. Allora, mettiamo da parte il politically correct, parliamo francamente, il bronzo mondiale è replicabile anche in un altro contesto, è vero che poi è un bronzo figlio anche dell'errore degli statunitensi, però siamo sempre stati lì a lottare per la medaglia, e chi lotta per una medaglia mondiale poi può lottare anche per una medaglia da un'altra parte, sì, cioè l'Olimpiade. L'altra parte, l'Olimpiade di Parigi, ricordiamo, la gara del sincronizzato è una finale diretta a 8 coppie, una diciamo delle coppie è francese, la Francia non ha un granché, per cui diciamo a 7 e con possibilità, visto che comunque ci saremo anche noi, di ben figurare, e noi ci arriveremo sicuramente molto 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 agguerriti e preparati. La finale dal trampolino tra uomini comincia con un piattaformista, perché il primo a seguire il proprio tuffo è Riccardo Giovannini, ed esegue un doppio mezzo avanti carpiato, li abbiamo visti poco fa dal metro eseguiti dalle donne, e lo porta lui dagli uomini, ed è la spia di come questa gara per lui sia un allenamento. Sì, ma anche qualcosa di più, perché forse non credeva di poter arrivare, forse qualche trampolinista gli ha fatto qualche regalo. Un Belotti fuori dalla finale è un po' una sorpresa, ma già ieri si era visto che qualcosa non andava. Sì, Belotti deve essere assolutamente rimesso in carreggiata e recuperato, perché, ripeto, con quel potenziale che ha, non vederlo in finale oggi è veramente una cosa negativa. Altro doppio mezzo avanti carpiato, Leonardo Torres Garcia, anche lui lo conosciamo forse più da piattaformista che da trampolinista. Al suo inizio gara dice 49 punti, 20. 7,5. Prossimo atleta Antonio Volpe della Bolzano Nuoto, doppio mezzo avanti carpiato con due avvitamenti, coefficiente 3,4. Ecco, questo è il primo tuffo vero da gara da 3. Pestato, avete sentito proprio il rumore sul trampolino, non è andato assolutamente a ritmo col trampolino stesso, quindi poca elasticità nella tavola e quindi più faticato il tuffo. 56,10, e aveva già avuto grossi problemi al mattino con questo tuffo, era rimasto sotto i 50 punti. Allora, i tuffi sono 6, i gruppi dal trampolino sono 5, bisogna raddoppiare da qualche parte. 4 su 8 raddoppiano con gli avvitamenti, Santoro, Caffiero, Porco e Volpe. 3 con i tuffi in avanti, Tocci che vista con il quadruplo e mezzo avanti e il triplo e mezzo, invece Torres e Giovannini triplo e mezzo e doppio e mezzo, e poi Mosca che vista con i tuffi ritornati, proprio Valerio Mosca, triplo e mezzo avanti carpiato, coefficiente 3,1. È un altro degli atleti monitorati dalla federazione, lui purtroppo per pochissimi centesimi non è riuscito a qualificarsi per gli europei, perché davanti a lui ci sono Santoro e Caffiero, perché è stato ed è uno degli atleti che quest'anno ha ottenuto sicuramente delle prestazioni ad altissimo livello dal trampolino. Però lui è il 2007, quindi la sua chance l'avrà, anche esatto, perché usciranno di categoria. Esatto. Caffiero e Santoro. Francesco Porco, doppio e mezzo ritornato carpiato, coefficiente 3. Lui inizia con questo tuffo, mentre nell'eliminatoria aveva cominciato con i due avvitamenti, il doppio con doppio e l'uno e mezzo rovesciato con due avvitamenti e mezzo. Intanto gli atleti si divertono, no? Muovere le pedine sulla scacchiera. Sì, anche per trovare poi dopo il format giusto da poi portarlo nelle manifestazioni che contano. Adesso la scelta è stata quella di iniziare con un tuffo da fermo, e rispetto alla mattina sicuramente fa qualcosina di più nel tuffo proprio di riparo. 67,50, fa 6 punti in più. Adesso Matteo Caffiero, doppio e mezzo ritornato carpiato, coefficiente 3. Allora, vi diciamo subito, occhio, per quel che riguarda Caffiero e Santoro, al triplo e mezzo rovesciato raggruppato. Al mattino è stato spettacolo puro. Questo però è un doppio e mezzo ritornato carpiato. Sì, ragazzini terribili che hanno programma gara decisamente di livello assoluto e che cercano di approfittare magari
degli errori dei big o magari della un po' la tranquillità tra virgolette il post mondiale. Parziale di 58,50 per Cafiero, che si colloca per il momento al terzo posto, guida Mosca davanti a Porco. E adesso Giovanni Tocci, triplo e mezzo avanti Carpiato. Tocci che aveva cominciato l'eliminatoria con il doppio e mezzo ritornato Carpiato, che adesso non esegue più perché il tuffo che ha tolto per inserire il quadruplo e mezzo avanti. Attenzione al triplo e mezzo avanti Carpiato di Tocci. Ha sbagliato completamente il presalto, stava finendo fuori dal trampolino. Però poi praticamente l'ha fatto senza spingere. È riuscito comunque adesso vediamo a fino a che punto lo penalizzano. Sì. Beh sì, perché comunque anche perché sono abituati a vedere un tuffo molto alto, invece qui stava praticamente. Questo non è un errore da Giovanni Tocci. Diciamo che purtroppo capita nelle migliori famiglie. Doppio mezzo avanti Carpiato con un avvitamento per Matteo Santoro. 72 punti al mattino. Però se sbaglia anche lui nel tuffo più facile e allora c'è stata subito tensione da parte di Matteo, perché normalmente questo tuffo veramente lo deve eseguire prendendo degli otto, invece addirittura rasenta la sufficienza e soprattutto non supera i 60 punti. Diciamo non sfrutta il jolly, 55,50, anche perché veniva dal tuffo tutt'altro che brillante di Tocci, poteva veramente cominciare a scavare un gap, cosa che non gli è riuscita. Seconda rotazione, Giovannini, doppio mezzo avanti Carpiato con un avvitamento. Giovannini, ottimo ingresso, è quinto dopo la prima. No, ma infatti senza infame, senza lode, doppio mezzo avanti Carpiato con un avvitamento 3.0, però fatto bene, vicino ai 70 punti. 69. Bene dunque Giovannini, adesso Torres Garcia, triplo e mezzo avanti Carpiato. Sono quattro i finalisti di un anno fa, degli ultimi assoluti estivi presenti in questa finale. Tocci che fu secondo alle spalle di Marsaglia, poi Porco quinto, Santoro sesto e Volpe settimo. Leggermente anche lui fuori con i piedi, segue il triplo mezzo avanti senza il giro delle braccia, ma da braccia su praticamente, perché se lo facesse finirebbe in acqua, invece cerca di recuperarlo e comunque si salva. 51,15 per l'atleta del centro sportivo e Carabinieri. Adesso Antonio Volpe, secondo tuffo, doppio e mezzo indietro Carpiato. Questo è il primo tuffo con rotazione indietro che vediamo in questa gara. E Volpe si toglie le rotazioni indietro nella prima metà di gara, perché poi nella terza serie seguirà il rovesciato. Abbastanza bene l'esecuzione, un po' pesante diciamo così la rotazione, quello che però in conta è come al solito l'ingresso in acqua, che non è male. Un 7-2-6,5 per lui mi sembra, sì, come punti. Parziale di 60 punti. Adesso Valerio Mosca, doppio mezzo indietro Carpiato. Anche per lui, come per Volpe, rotazioni indietro nella prima metà del proprio programma gara. Attenzione perché era in testa, complici gli errori dei favoriti. Un po' esagerato, lavora molto di busto nella spinta e questo fa sì che ci sia molta rotazione, però poi dopo nel controllo non c'è abbastanza padronanza del corpo e il tuffo finisce oltre un'ipotetica linea di verticale, quindi abbondante. E finisce probabilmente anche il sogno di Valerio Mosca di restare. Doveva approfittare di questi errori da parte dei big. Francesco Porco, doppio mezzo avanti Carpiato con due avvitamenti, coefficiente 3,4. Lui nella fase centrale di gara esegue i tuffi con avvitamento. Lui
lui può approfittare, perché ieri è stato in gara fino alla fine e infatti ha portato a casa un ottimo bronzo. Oggi, se sta in gara fino alla fine dall'inizio come sta facendo, potrebbe ripetersi e forse anche migliorarsi. 69,70, sfiora i 70 punti, 137,20 a un terzo di gara. Matteo Caffiero, triplo e mezzo avanti Carpiato, coefficiente 3,1. Il suo peggior tuffo in eliminatoria. Vediamo se riesce a scacciare i fantasmi. Ma strano, perché lo sa fare, lo sa eseguire molto molto bene, per cui potrebbe essere stato un caso, una casualità. Vediamo se dimostra invece il suo valore in queste, che sono normalmente anche le rotazioni che lui sa eseguire bene. Sicuramente meglio, non è che ci volesse molto per far meglio del mattino, però. No, no, molto buono ritmo, riuscito a prendere una bella elevazione, soprattutto poi nella parte finale sparisce sotto il pelo dell'acqua, quindi lascia l'ultima impressione ottima alla giuria. Si porta dietro anche un 8, oltre a 2,75, parziale di 71,30 e Caffiero è lì, nella scia di Francesco Porco. Giovanni Tocci, doppio mezzo avanti Carpiato con due avvitamenti, coefficiente 3,4. Lui non può più permettersi sbavature perché poi arrivano le rotazioni indietro. Non sbaglia, però sbaglia nella parte finale. Non è entrato bene in acqua. Adesso vediamo da questa inquadratura se prende o non prende bene le mani. Non si vede, peccato, perché ha sollevato molti schizzi. 76,50 è già un punteggio da Giovanni Tocci questo. 25 centesimi di punto soltanto lo separano da Francesco Porco. Adesso Matteo Santoro, triplo e mezzo avanti Carpiato, coefficiente 3,1. A volte fare bene l'eliminatore e ritrovarsi primo non è proprio il massimo, perché devi dimostrare qualcosa. Purtroppo lui è giovane e sta dimostrando un po' di fragilità sotto questo punto di vista, ed è per questo che ha bisogno di gareggiare e anche ad alti livelli. Peccati di gioventù, crescita. 60,45 per Matteo Santoro, guida Porco davanti a Tocci, Caffiero, Giovannini, Volpe. Santoro soltanto sesto, ma la classifica è ancora abbastanza corta. Si comincia con Riccardo Giovannini e il triplo e mezzo avanti Carpiato. Giovannini che lotta un po' col trampolino, infatti non è altissimo, infatti stringe a morte la carpiatura per cercare di recuperare un po' di spazio per poter andare in verticale, cosa che riesce a fare. 63,55 per Riccardo Giovannini. 188 a metà gara. Adesso Leonardo Torres Garcia, doppio mezzo ritornato Carpiato, coefficiente 3. Abbastanza bene l'ingresso in acqua, ripetiamo che quello che poi alla fine lascia l'impressione maggiore alla giuria che posta lateralmente, l'elevazione del tuffo non era dei migliori e soprattutto anche la posizione in volo, quindi diciamo che lì pagherà sicuramente qualcosa. 54 i punti per lui. 5, rimane lontanissimo 5, da Giovannini, 6, quindi nel duello fra i due piattaformisti per il momento, okay. Decisamente meglio Giovannini. Antonio Volpe, doppio mezzo rovesciato Carpiato, altro tuffo da 3,0 di coefficiente. Abbastanza bene la rotazione del doppio mezzo rovesciato per Volpe, che nella parte finale vedete come va a controllare dove si trova nel momento di apertura per poi infilarsi in acqua in maniera
verticale e corretta. 63 punti che tutto sommato con un doppio e mezzo rovesciato non sono pochi. Sì, 179 per ora, a metà gara, quindi diciamo una media di quasi 60 punti a tutti. Valerio Mosca, doppio e mezzo indietro, scusate, doppio e mezzo rovesciato, carpiato. Mosca si va a rifare dell'errore del doppio e mezzo indietro con un buon doppio e mezzo rovesciato. Vedete l'apertura, anche lui si distende dalla carpiatura, si mette in posizione corretta di caduta indietro e poi si allunga in alto. 55,50. Adesso Francesco Porco, doppio e mezzo, coefficiente 3,3. E qui deve riuscire a tirare fuori la zampata, perché questo tuffo potrebbe permettergli veramente di fare un bel solino. Effettivamente lo fa, ha preso bene, molto bene il ritmo sul trampolino, un po' indeciso sulla fase nella parte finale. 62,70, di un nulla sotto quota 200, chiuderà presumibilmente al primo posto anche questa rotazione, però poteva anche mettere assieme qualche punticino in più. Matteo Fiero, doppio mezzo avanti carpiato con due avvitamenti, coefficiente 3,4, perché con 70 punti balza al comando della classifica. Beh, il coefficiente glielo permette, ma e ne ha fatti 66 al mattino, quindi ma anche che avvitamenti lo possono portare ad effettuare un buon tuffo. Sì, sì, molto bene anche questo doppio comando. Abbiamo una parte finale molto veloce e rapido nel mettersi in verticale, quindi portare a casa oltre 70. Ed è lui il primo, e forse anche l'unico, a metà gara ad andare oltre quota 200. Parziale di 73,10 per Cafiero. Attenzione, perché degli under per ora brilla di più quello che non ti aspetti, no? Non ti aspettavi. Cafiero. Del resto è così, perché sicuramente ha pressioni e quindi sta saltando. Allora, Tocci che deve fare per andare in testa 66-67 punti fattibilissimi, ma è un anche se ma se l'ha cavata volte questa volta fatto, sì sì sì, come parabola è abbastanza buono, non è brillantissimo, però nella parte finale come apertura meglio rispetto al passato. 63 punti ed è alle spalle di Matteo Cafiero. Vediamo se va al colpo l'altro Matteo Santoro, doppio mezzo avanti carpiato con due avvitamenti, 76,50 dell'eliminatoria gli consentirebbero di stare in scia, ma comunque alle spalle dei primi tre della classifica, e deve farli se vuole puntare in alto. Manca sempre un qualcosina oggi nella finale, sembra veramente saltare un po' così, timoroso di fare bene, e infatti poi alla fine effettivamente qualcosina lascia qui e là. 73,10 che è un punteggio più che discreto, anzi un buon punteggio, però gli consente solo di guadagnare una posizione, è quarto, e il ritardo non è proprio da nulla rispetto a Cafiero, 13,85, eccola la classifica. Classifica a metà gara, grande equilibrio. In questi casi si è soliti dire l'atleta ha fatto la gara al mattino, ha fatto la gara all'eliminatoria. Vale il discorso magari anche per il Santoro di oggi? Possibile, possibile, perché comunque in eliminatoria aveva anche tuffi difficili da eseguire, vedi il triple mezzo rovesciato, e può darsi che si sia spremuto anche parecchio in questa occasione, quindi magari oggi si è ritrovato lì in prima posizione, e quindi avere anche pressione sulle spalle. Seconda metà di gara, quella che di solito definisce la classifica, Giovannini doppio mezzo indietro carpiato. Giovannini che non ti aspetti, perché è entrato come ultimo protagonista, ottavo, soprattutto lui un piattaformista puro, però comunque anche i piattaformisti si allenano dal trampolino per migliorare la tecnica, e quindi questo fa bene. Non ha gareggiato da tre,
Andreas Larsen, che ieri ha vinto alla grande dalla piattaforma e che quando ha fatto il trampolino lo ha fatto piuttosto bene. Decisamente bene, ha avuto dei, forse ad oggi è quello che quest'anno hai avuto il punteggio maggiore in una gara, che ci dà intorno ai 460 punti. Torres Garcia, doppio mezzo indietro calpiato, coefficiente 3 per restare a Larsen. Se esistesse la combinata, sì, la somma di trampolino piattaforma sarebbe da medaglia mondiale, con la sensazione. È vero. Però ormai c'è molta specializzazione, sono pochissimi e rari coloro i quali gareggiano a livello assoluto europeo mondiale, sia dal trampolino che dalla piattaforma. L'ultimo grande, Sautin, possiamo dire, che abbinava quantità a qualità, voglio dire, i risultati. Sì. Tanto parziale di 40,50 per Torres Garcia, adesso Antonio Volpe. Questo tuffo interessante, 1,5 rovesciato con 3 avvitamenti e mezzo, coefficiente 3,5. E qui dovrà ripetere la partenza e ci rimetterà in termini di punteggio. Cosa è successo? Ha sbagliato completamente il ritmo sul trampolino, si è ritrovato in avanti e non ha potuto proprio spingere, infatti si è fermato immediatamente perché altrimenti se avesse spinto sarebbe finito direttamente era in zero, ed era zero, esatto, in quel caso. Questo è 0-1, questo sì, perché non è riuscito a... Sì, ma sembra avere anche qualche problema, mi sembra. Sai, quando sbagli così, purtroppo ti casca il mondo addosso. Vediamo, ma l'impressione è che vi ha accusato qualche problema, sta zoppicando di fatto. Quindi... magari nel caricamento? Oscar. Quindi finisce qui la gara di Antonio Volpe, prosegue invece quella di Valerio Mosca, doppio mezzo avanti carpiato con 2 avvitamenti, coefficiente 3,4. Era settimo in classifica. Ho faticato, decisamente non è riuscito a districarsi bene tra la fase del salto mortale, questa, e l'avvitamento. Vedete come le gambe vanno un po' per conto loro, infatti la giuria sicuramente è tenuta a valutare anche questa imprecisione da parte dell'atleta inquadrato. 59,50 il parziale per Valerio Mosca, che è distante 25 punti da un Giovannini che continua a guidare la classifica. E adesso Francesco Porco, doppio mezzo indietro calpiato, coefficiente 3. Andiamo a vedere il punteggio del mattino, 58,50. Deve a tutti i costi stare sopra i 60, magari anche intorno ai 65, 66, perché c'è aria di grande risultato per lui. Però da confermare con i tuffi più ostici. Freno a mano tirato, ma anche di brutto, perché nella rotazione indietro è partito veramente troppo lento e poi va a aprire lasciando le gambe che si accompagnano verso l'acqua e finisce molto scarso, va a perdere punti, sicuramente anche posizioni. 55,50 addirittura avvicinato e di parecchio da Riccardo Giovannini. Fra i due ci sono soltanto 45 centesimi di punti. E adesso il leader della classifica, Matteo Caffiero, altro doppio mezzo indietro carpiato, coefficiente 3, 61 punti e mezzo in eliminatoria. Può approfittare dell'errore di Porco per cercare di scavare un gap importante nei suoi confronti con questo tuffo, che è lo stesso identico tuffo eseguito in precedenza proprio da Francesco. Però anche lui non ne approfitta, non c'è niente da fare, bisogna approfittare, altrimenti poi dopo non si può pretendere di andare sui gradini del podio. 49,50 per Caffiero, che è alle spalle anche di Giovannini. Che gara sta facendo Riccardo Giovannini adesso? Qui Giovanni Tocci si gioca molto, doppio mezzo rovesciato carpiato, se supera questo scoglio ho la sensazione
che la zampata del campione possa esserci anche oggi, intanto. Però un tuffo che sicuramente lui, per il quale non stravede. Invece diciamo che vedete sotto il pelo dell'acqua, sa che sta andando abbondante e subito una capriola per fermarlo, perché era molto molto alto e quindi comunque approfitta del fatto che gli altri sbagliano e lui invece, come hai detto tu, la zampata di chi invece non vuole abdicare. 64,50 ed è in testa la classifica. Adesso tocca a Matteo Santoro. Ecco, triplo e mezzo rovesciato raggruppato, coefficiente 3,5, 82,25 punti in eliminatoria. Che se si ripete ritorna alla grande. Va in testa. Va. Esatto. Va in testa. Sarebbe veramente clamoroso. Il presalto c'è. Il tuffo anche, forse non 82 punti, ma... Questa volta il presalto, che è quello che fa la differenza, c'era, infatti ha potuto scaricare tutta la sua potenza sul trampolino e la sua classe, e quindi è quello lo ha. 77 punti bastano per andare in testa, si parla di 1,60 soltanto su Tocci. Alla fine il duello è fra loro, su forse un livello leggermente inferiore rispetto anche alle attese nostre, direi. Sicuramente sì, rispetto all'eliminatore della mattina ci aspettavamo qualcosa di più, ma diciamo che Tocci ha sbagliato già da subito, ma anche Santoro, per cui c'era un po' di tensione in giro. È quarto in classifica Giovannini, però adesso doppio mezzo rovesciato raggruppato, deve cercare la perfezione e non la trova. Anche lui non la trova. Io credo che i bookmakers non avrebbero nemmeno quotato un Giovannini sul podio in questa gara, eppure a due terzi c'era, era lì lì, era adesso 33,60, direi che si chiama fuori. Diciamo che era anche difficile pensarlo in quella posizione dopo quattro tuffi. Sta di fatto che lo era comunque. Adesso Torres Garcia, altro doppio e mezzo rovesciato raggruppato, anche per lui, dunque 2,8 il coefficiente, lui era lontano dalle posizioni che contano. Altro problema, anche lui sul presalto. Come Volpe. Ma del resto il trampolino è lungo 5 metri e largo 50 centimetri, e bisogna stare attenti a come si salta sul trampolino, basta avere un po' di angolo sbagliato sul caricamento della spinta e si vola fuori. Riesce ancora a salvarsi. Anche perché tu devi in pochi secondi resettare tutto, no? Sì, poi se è un tuffo facile, ancora. Se il tuffo è difficile, i problemi si fanno veramente. C'è ovviamente la penalità, 33,60, i voti diventano dei 4,5. Sarebbe stato altrimenti un tuffo ai confini della sufficienza. Antonio Volpe, che però prosegue la sua gara. Doppio mezzo ritornato carpiato. Questo è un tuffo senza rincorsa, quindi l'incognita non c'è, però poi chiuderà con il triplo e mezzo avanti. E lì la rincorsa c'è. Un po' lontano la mia ipotetica parabola ideale, ingresso in acqua scarso, anche se poi lo camuffa bene con pochi schizzi. Parziale di 54, chiuderà la classifica ovviamente. 6. Valerio Mosca. Doppio mezzo avanti carpiato con... doppio mezzo ritornato carpiato, coefficiente 3. E che poi andrà a finire, a concludere la gara con il triplo e mezzo. Che ha inserito per questa finale. Sì, bissa su queste rotazioni. Togliendo il doppio con 1, guadagnando 4 decimi di punto di coefficiente. Bene il risultato finale del tuffo, anche se tendeva a spostarsi un po' verso la lontananza del trampolino, quindi anche la parabola non era delle migliori. Diciamo un 7 pieno. 63 punti per lui. Quasi tutti d'accordo i giudici, ci sono 6, 7 e 1, 6 e mezzo.
Francesco Porco, doppio mezzo rovesciato carpiato, coefficiente 3. Allora sta diventando una brutta abitudine. Forse la scelta di questo trampolino non è azzeccatissima. E qui rischia di essersi giocato la medaglia. Sì, perché comunque alla fine sono sempre due punti in meno per ogni giudice, ricordiamolo. Vuol dire che con un tuffo da 3 di coefficiente sono 18 punti in meno. Poi è bravo, eh. Lo esegue anche bene, questo 7,5-8 diciamo che potrebbe anche tirarlo fuori dalla giuria. Che vuol dire 5,5-6. Esatto. E difatti 7,5. C'è un 6, 8, ci sono dei 5,5, dei 5, 48 punti ed era un tuffo da 66. Ha lasciato per strada 18 punti. Francesco Porco che è comunque in testa alla classifica, ma non so se rimarrà nei 3. Adesso lo vediamo. C'è il triplo e mezzo rovesciato raggruppato anche per Matteo Caffiero, attenzione, 3,5 anche lui, anche per lui 82,25 al mattino. Se dovesse rifarli sarebbe tutta un'altra storia. Ci pensa un po' di più del previsto. Forse è arrivato, meglio di quello di Santoro. È arrivato esattamente come avrebbe voluto, un po' in avanti, si è aggrappato con le dita dei piedi e poi alla massima potenza a portare via gli 84 punti. 84 punti per Matteo Caffiero. 33 di vantaggio su Francesco Porco, vuol dire medaglia quasi sicura, manca un tuffo alla fine. E per Caffiero sarà oltretutto un altro tuffo da 3,5 di coefficiente. L'uno e mezzo rovesciato con 3 avvitamenti e mezzo. Intanto attenzione a Giovanni Tocci, quadruplo e mezzo avanti raggruppato, coefficiente 3,8. Deve andare a cercare i 90 punti, o almeno gli 80. Ha esagerato. Guarda, nel pomeriggio ha fatto una serie di quadrupli e mezzi avanti, uno più bello dell'altro. Vabbè, ma ce l'ha in questo momento, lo sa, e purtroppo non è arrivato bene sul trampolino, però adesso deve capire che comunque, anche se non arriva bene, il tuffo ce l'ha nelle Molti gambe. Di quelli che gli sono riusciti li faceva in sincro con Marsaglia. Forse la presenza del gemello in qualche maniera sì. lo aiuta. Sì, sì. E intanto tocca a Matteo Santoro, doppio mezzo indietro carpiato per lui, 266 punti, deve farne 70. 70 vuol dire 2,8, un 7,5, e sarebbero 70,50. Vediamo se riuscirà nell'intento. Un po' sporco nella parte finale, non dovrebbero entrare gli 8 in questo caso, i 7,5 forse sì. 67,50, proprio così, 7,5. Secondi in classifica, 2,85 da Caffiero. La linea giovane sta dettando legge in questa finale, ma attenzione perché dobbiamo anche vedere l'ultimo tuffo dei due atleti che si stanno giocando la medaglia d'oro. Santoro 3,0, doppio mezzo ritornato, Caffiero 1,5 rovesciato con 3 avvitamenti e mezzo, coefficiente 3,5. E intanto Giovannini, che comunque è sesto in classifica, chiude con il doppio mezzo ritornato carpiato, coefficiente 3. Ha sbagliato un tuffo, doppio mezzo rovesciato, devo dire che da piattaformista, tanto di cappello, perché ha fatto una gara molto molto buona a livello dei trampolinisti. 7, ultimo parziale per lui, 63 punti, chiude a 351. Se doveva essere un allenamento, è stato un buon allenamento. Assolutamente sì. Adesso Leonardo Torres Garcia, doppio mezzo avanti carpiato con un avvitamento, coefficiente 3. Thank you.
Stavolta forse più alto del normale, infatti non riesce a gestire la parte finale, quella più importante, quella dove bisogna infilarsi in verticale nell'acqua, e finisce per oltrepassare appunto la linea di verticale, finisce a fondale. 46,50 chiude a 274 Torres e Garcia, fa peggio e parecchio del mattino. Mentre invece Giovannini ha fatto quasi 50 punti in più rispetto all'eliminatorio. Antonio Volpe si congeda da questa gara con il triplo e mezzo avanti Carpiati, coefficiente 3,1. E nessun tipo di problema per lui nel triplo e mezzo avanti Carpiati. I problemi normalmente nei presalti vengono quando sai che il tuffo è più alto, il coefficiente di difficoltà. Infatti lui doveva eseguire uno e mezzo rociato con 3,5, 3,5, e lì comincia a arrivare il problema. 62 punti per lui, chiude a 295. Valerio Mosca, che ha inserito questo tuffo per la finale, triplo e mezzo ritornato raggruppato, coefficiente 3,4. Beh, giustamente un atleta ambizioso, junior, ambizioso, diciamo. Ma ce l'ha assolutamente questo tuffo nel programma, altrimenti non lo porterebbe. Comunque 3,4 è a rischio il primo posto di Giovannini, perché con 60 punti scarsi Mosca va in testa. Un po' scarso, però coefficiente gli permetterà di arrivare a quota 60. Quasi. 56,10, quasi. Rimane dietro. 5,5. Quindi resiste al primo posto per ora di Riccardo Giovannini. Francesco Porco, triplo e mezzo avanti Carpiato, coefficiente 3,1. Porco. Che per lui nessun problema nella rotazione in avanti, infatti il presalto è regolare, la spinta è alta e buona, l'ingresso altrettanto. 66,65 chiude a 370 e gli mancano, dubbio, 20, tipo, gli mancano quei 20 punti del rovesciato che li avrebbero portati a 390 vicino a quota 400, e allora lì poteva sperare in una medaglia. Adesso il leader della classifica, Matteo Caffiero. Uno e mezzo rovesciato con 3,5, coefficiente 3,5. Vediamo se tra i due litiganti il terzo gode, perché alla fine eravamo tutti ad aspettare Torci e Santoro, e invece lui zitto zitto dalle retrovie sta facendo una gara molto regolare ad altissimo livello. Sporcato nella parte finale stranamente, perché era veramente molto buono, solleva molti schizzi, vediamo se è andato a prendere le mani oppure no, o gli scappano. Sembra che un pochettino di strano, però potrebbero bastare, potrebbero bastare. 70 punti chiudi qui con Dario Scola, l'allenatore, 406,40. Sì, bastano, dai. Santoro deve fare 73 punti, Tocci deve farne 85. Tocci che chiude con il triplo e mezzo ritornato raggruppato, coefficiente 3,4. La vedo durissima per Santoro. Eventualmente Tocci con un, ma deve fare veramente un tuffo da 9. Ci ha provato, diciamo che l'ha aperto un po' in avanti nella parte finale, ha aperto un po' la rotazione in avanti e quindi finisce scarso. Non è sicuramente con questo punto, con questo tuffo che ha perso la medaglia d'oro Giovanni. 71,40, secondo posto, adesso a chiudere questa finale Matteo Santoro. Anche per lui un ritornato, ma due salti mortali e mezzo, non tre e mezzo. Posizione Carpiato, coefficiente 3.
73 punti per andare a vincere vuol dire 2-8 e un 8 e mezzo. 2-8 e un 8 e mezzo, hai detto bene, e si possono fare, perché il doppio mezzo ritrovato è un tuffo però da fermo. Ne ha fatti 54 in eliminatoria. Adesso vediamo, ha sbagliato quasi tutto oggi, magari questo gli viene bene. Disastro, quindi, peggio ancora. Ha vinto Cafiero. Ha vinto Cafiero e chissà se Santoro riesce almeno a difendere la medaglia d'argento, sì, ma per meno di 5 punti. Parziale di 58,50 e beh, questa è una sorpresa, Oscar. Perché io mi sono sbilanciato, grande duello generazionale, Tocci Santoro, sì è stato un duello generazionale, ma al posto di Santoro abbiamo visto Cafiero. Vabbè, ma del resto era un po' così nell'aria, no? Un Tocci che torna a casa dei mondiali con la carta olimpica, quindi con la poco allenamento nella piscina esterna su questi trampolini, invece un Cafiero che è un po' di tempo che si allena fuori all'aperto in vista dei campionati europei giovanili che saranno all'aperto. Beh, a proposito, quindi un po' più di una bella iniezione di autostima per Cafiero, sì, sì, forse troppo addirittura? Ma no, non è mai troppo, del resto sono queste le gare dei tuffi, non si sa mai dopo, ma alla fine chi vincerà, abbiamo dovuto aspettare proprio l'ultimo tuffo, anche questa volta. Invece un Cafiero che è un po' di tempo che si allena fuori all'aperto in vista dei campionati europei giovanili che saranno all'aperto. Beh, a proposito, una bella iniezione di autostima per Cafiero, sì, sì, forse troppo addirittura? Ma no, non è mai troppo, del resto sono queste le gare dei tuffi, non si sa mai dopo, ma alla fine chi vincerà, abbiamo dovuto aspettare proprio l'ultimo tuffo anche questo.